I contraffondi sono uno degli esercizi più efficaci per tonificare le gambe. Rispetto ad altri esercizi simili, attivano le catene cinetiche in modo da concentrare maggiormente il lavoro sui glutei. Una volta appresa la tecnica corretta a corpo libero, è utile inserire dei sovraccarichi. Il ginocchio anteriore non deve superare la caviglia. Le gambe formano angoli di 90 gradi. Le spalle sono in linea con l'anca per mantenere il busto verticale. Una variante più complessa consiste nell'aggiungere una torsione del busto durante la discesa e dei movimenti a carico degli arti superiori. In questo modo daremo un ulteriore stimolo ai muscoli stabilizzatori del tronco. Come tutti gli esercizi globali a corpo libero, i contraffondi danno un altissimo impatto metabolico e sono dunque uno degli esercizi più completi. Riassumendo l'esercizio di oggi, quando eseguite un contraffondo, molto importante, non portate il ginocchio troppo avanti, assolutamente non deve mai superare la punta del piede. Altra cosa molto importante, non flettete il busto in avanti, non vi inclinate in avanti, dovete rimanere verticali. È importante che i muscoli siano in contrazione e mantengano il corpo solido in questa posizione come abbiamo visto prima.